Ma quanto sono dimagrito in una settimana? Ragazzi, da che è nata la mia figliola ho perso 2,8 kg. Sono dimagrito più in una settimana che nei 9 mesi precedenti di allenamento. Vabbè ragazzi, non vi preoccupate, l'unica cosa è che la mia suocera è molto preoccupata della mia salute e tutti i giorni mi propina mangiarini e piatti ricchi di ogni sorta di cibo immaginabile. Quindi sono anche un pochino satollo in questi giorni perché la mia suocera ha paura che possa reperirmi. Comunque non vi preoccupate, sto benissimo. Bando alle ciance, oggi ragazzi voglio parlarvi di un metodo che è stato concepito e realizzato dalla Nazionale di Ciclismo della Gran Bretagna e serve per approcciarsi al meglio al dolore, in questo caso in bicicletta. Questo metodo è diviso in 5 punti, A, E, I, O, U, e se seguito alla lettera, appunto, vi aiuterà nel modo migliore a approcciarvi al vostro dolore. Partiamo con il primo punto, A come activity, cioè avete cambiato la vostra attività rutinaria negli ultimi 10-15 giorni da quando avete sentito il dolore, o meglio, avete aumentato il volume, avete aumentato l'intensità delle vostre uscite in bicicletta, avete iniziato a fare ripetute in salita? Bene, tutti questi cambiamenti potrebbero essere la causa del vostro dolore al ginocchio. Il secondo punto è classificato con la E di equipment, equipaggiamento. Avete cambiato scarpe, tacchette, pedali o sella, o avete modificato il loro assetto? Beh, ricordatevi sempre che l'assetto del ciclista in bicicletta è responsabile dell'80% degli infortuni al ginocchio o le articolazioni degli arti inferiori. Quindi, se anche voi sentite dei dolori, chiedetevi sempre se questi possono dipendere da alcune modifiche che avete fatto alla vostra bicicletta. Il terzo parametro da tenere sotto controllo è classificato con la lettera I di intrinsic, ovvero intrinseco. Che vuol dire? Vuol dire che ci sono delle malformazioni intrinseche dentro ognuno di noi che ci portiamo dietro da quando siamo nati, come ad esempio un bacino rotato, una gamba più lunga o più corta dell'altra, che non possono essere modificabili ma possono essere corretti con alcuni accorgimenti. Questi valori intrinseci è chiaro che se non sono opportunamente corretti possono generare del dolore. Il quarto punto invece è classificato con la lettera O di Oder e sono tutti quei fattori che non rientrano nelle tre categorie precedenti ma che comunque potrebbero generare dolore. Ad esempio, siete tornati da un viaggio transoceanico in aereo di 10 ore, è chiaro che la vostra articolazione del ginocchio sarà molto indolenzita. Oppure siete stati fermi una settimana a letto, quando ripartirete in bicicletta la vostra articolazione del ginocchio ne risentirà. Oppure, non lo so, un insetto vi ha punto esattamente tra coscia e polpaccio. Sono tutti quei fattori, quelle variabili che non possono essere ricondotte nei tre punti precedenti. Infine, l'ultimo punto, classificato con la lettera U di Hanno, cioè sconosciuto. Perché sconosciuto? Perché il nostro corpo è una macchina fantastica, bellissima, ma complicatissima e a volte misteriosa. Considerate che non siamo in grado di conoscere tutto del nostro corpo, altrimenti molte malattie sarebbero già curabili, ma purtroppo non è così. Anche per i piccoli acciacchi del ciclista può essere in questo modo. Quando siamo in questa categoria, nella lettera U, quindi quella sconosciuta, vuol dire che tutti i punti precedenti non hanno portato a niente. In questo caso che si fa? Si va dall'ortopedico e gli si racconta quello che è successo e il dolore che sentiamo. Bene ragazzi, a questo punto le vocali dell'alfabeto sono finite e sono finiti anche i punti per approcciarsi nel modo migliore al dolore. Spero che questi piccoli accorgimenti possano aiutarvi nel far fronte a piccoli dolori al ginocchio, caviglia, al piede anche e quant'altro. Se avete altri metodi da consigliarmi per approcciare il dolore, sono tutto orecchie, anzi scrivetelo qua sotto in descrizione. A questo punto che dire, noi ci vediamo al prossimo video, buon allenamento e alla prossima, ciao!